il contratto di affitto a Legambiente nella sede del quartiere Palestro. Gli attivisti dicono è una vendetta dell'assessore. A Padova, maglia rosa del commercio al dettaglio, in crescita il fatturato di alimentari e abbigliamento. Residenti sul piede di guerra per l'apertura di due nuovi locali in centro storico, acceso confronto a linea diretta. Era evaso ai domiciliari Ettore Salvan, noto esponente della Mala del Brenta, arrestato dalla polizia, si nascondeva a Venezia. Blitz della finanza a Monselice, arrestato 52enne di un'agenzia funebre che nascondeva la droga tra bare e corone. Minacce con coltello al pronto soccorso di Padova, ha bloccato un uomo che pretendeva il ricovero della fidanzata. Tristi candidati a sindaco di Cittadella, per le amministrative scende in campo anche Gilberto Bonetto. Buonasera ai telespettatori di Rete Veneta, bentrovati all'appuntamento con le notizie. A Padova è scontro tra Legambiente e Comune. L'amministrazione ha sfrattato l'associazione dai locali di Via Magenta. Per Legambiente si tratterebbe di una ripicca per le contestazioni sulla gestione del trasporto pubblico dell'assessore Grigoletto, che risponde sui social. Vediamo. E insomma, se 2 più 2 fa 4, questo sfratto, dopo che è arrivato addirittura il canone di locazione per il 2016, è arrivato perché l'assessore Grigoletto non gradiva quello che come associazione avevamo detto in difesa dell'ambiente sul trasporto pubblico. Cioè, noi abbiamo fatto il nostro ruolo, abbiamo difeso il trasporto pubblico e l'ambiente, abbiamo chiesto un incontro per parlare all'assessore Grigoletto, non c'è mai stato dato questo incontro e dopodiché è arrivato lo sfratto. Scoppia la guerra a Padova tra Legambiente e amministrazione comunale, che ha notificato all'associazione lo sfratto dai locali di Via Magenta. Legambiente dovrà lasciare quella sede entro il 31 di marzo, si legge nella lettera con la quale il comune ha notificato l'intenzione di non rinnovare il contratto di locazione. Gli ambientalisti la considerano una vera e propria ripicca da parte dell'assessore Grigoletto per le loro contestazioni sulla gestione del trasporto pubblico. Se c'è qualcuno a cui siamo sgraditi, ci spiace, noi siamo stati coerenti, abbiamo criticato l'amministrazione di centrosinistra quando faceva cose sbagliate secondo noi, critichiamo quella di centrodestra. La risposta di Stefano Grigoletto non si fa attendere sui social, scrive di non ritenere opportuno rinnovare concessioni di locali di proprietà del comune a partiti politici camuffati da finte associazioni ambientaliste. La prova continua è che l'attuale presidente era stato nominato nel CDA di APS Holding, società dal bilancio fallimentare. Maragona non ci sta e ribatte. Fare politica vuol dire cercare di difendere l'ambiente, combattere lo smog, dare suggerimenti al comune, chiedere incontro per parlare di questi suggerimenti, per migliorare il trasporto pubblico e per diminuire l'inquinamento. Sì, questo per noi è fare politica in difesa della nostra città, in difesa dell'ambiente. Noi la politica ambientale la facciamo sui numeri, non come Grigoletto che lancia slogan parlando di buchi di APS che non corrispondono a nessuna realtà. Noi appunto la facciamo sui dati concreti, sui numeri, e il dato concreto è che Padova è una città estremamente inquinata e bisognerebbe potenziare il trasporto pubblico e dare spazio alle associazioni come Legambiente che cercano di battersi per migliorare la città. E siamo all'economia. Padova si conferma nel 2015 in testa alla classifica regionale per il commercio al dettaglio. Lo afferma l'analisi congiunturale fatta dalla Camera di Commercio di Padova. Ancora più positivo il trend del quarto trimestre dell'anno, con un fatturato di quasi il 5% contro il 3,7% regionale della media appunto regionale. A livello merceologico, nel quarto trimestre il fatturato aumenta sia per alimentari e vestiti che in entrambi i casi con i risultati migliori degli ultimi anni, positiva anche il dato per quanto riguarda l'occupazione appunto nel settore del commercio a dettaglio. Parliamo sempre di commercio perché commercianti e residenti del centro si sono confrontati sul tema delle aperture dei locali in centro storico. Ci saranno due nuove aperture in Piazza dei Signori, se ne è parlato oggi a linea diretta, ospiti Massimiliano Pellizzari dei commercianti e Paola Lincetto, residente in centro ed ex esponente del PD. Vediamo. Il sindaco ha detto i baristi non possono essere ostaggio di 20 residenti, a parte che i residenti delle piazze sono molti di più, ma nemmeno noi possiamo essere ostaggio di 20 baristi però.
Ecco riassunti anni di battaglie tra residenti e commercianti del centro storico. Oggi il confronto è avvenuto davanti alle telecamere di Linea Diretta, trasmissione di Rete Veneta in onda alle 13.15, alla quale hanno partecipato Paola Rincetto del PD, residente in centro, e Massimiliano Pellizzari, commerciante e rappresentante dei negozianti. Il tema riguarda Piazza dei Signori e le continue aperture di ristoranti per ragazzi e la difficile convivenza con i residenti. Sembra che stiano arrivando altri due locali in piazza e per chi ci vive la situazione sembra essere insostenibile per via dei decibel troppo alti delle chiusure alle 2 di notte. Un tema questo sul quale da anni la città dibatte e che la stessa amministrazione si propone di risolvere, a volte a favore di una fazione come aveva fatto Zanonato con i residenti, o dell'altra come invece Fabi Tonci, consentendo le aperture prolungate. Voglio ricordare che fino a poco tempo fa tantissimi si lamentavano perché Padova, ripeto, alle 9 era assolutamente desertificata. Noi vogliamo proporre, abbiamo l'ambizione di proporre un'altra idea di città. Difficile mettere d'accordo tutti, l'accordo arriva invece su una cosa: il traffico e i parcheggi, troppo pochi e mal gestiti quelli che ci sono. E da tempo si parla di un'apertura di un parcheggio al posto dove c'è adesso la caserma della Prandina, dove in questo momento ci sono i profughi. Proprio al tema dei profughi è dedicato al nostro TG Linea Aperta. Profughi, lasciarli alla Prandina o spostarli, mandateci un sms, una mail, agli indirizzi e i numeri che vedete in sovraimpressione. E ci sono disagi, ci sono stati disagi oggi nel mondo della scuola a causa dello sciopero indetto dalle sigle sindacali CUB, COBAS e USIAIT, che hanno protestato contro le politiche del governo Renzi, in particolare contro la buona scuola. Da Roma sono arrivate buone notizie per i precari padovani nella scuola: finalmente, dopo mesi e una snervante attesa, sono arrivati i soldi per circa 300 supplenti temporanei che stavano insegnando senza essere pagati dal mese di ottobre. Non a tutti, ma alla grande maggioranza dei precari sono stati erogati gli stipendi arretrati di ottobre, novembre, dicembre e di gennaio. E siamo ora alla cronaca. Era evaso dai domiciliari lo scorso 29 dicembre Ercole Salvan, ex della Mala del Brenta, lo ha arrestato, la polizia si nascondeva nel veneziano. Sentite. Mala del Brenta, ancora una volta, sembra non dover morire mai l'erba cattiva seminata da Felice Maniero negli anni Ottanta. La polizia si ritrova ancora oggi a dare la caccia ai suoi ex sodali. Il blitz è avvenuto stamattina. Gli agenti della squadra mobile di Padova, con la collaborazione dei colleghi di Venezia, hanno catturato e arrestato a Chirignago Ercole Salvan, veneziano di 53 anni. Su di lui, evaso dai domiciliari, pendevano un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura di Padova per evasione e 7 anni e 3 mesi da scontare in carcere come cumulo pene per una serie di rapine a furgoni portavalori. L'ultima volta Salvan era stato arrestato in ottobre dopo essere stato scoperto insieme a due complici mentre preparava una rapina in banca a Villa Tora di Saonara. Era rimasto in cella per pochi giorni, poi era stato ammesso ai domiciliari a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Da casa però era fuggito lo scorso 29 dicembre rendendosi latitante. Porremo in essere una serie di attività di polizia giudiziaria che serviranno ad esplorare un po' il contorno e il pericolo all'interno del quale si è mosso nelle ultime settimane. In manette per favoreggiamento intanto è finito anche Ivano Galbusera, 65enne originario di Como, che aveva affittato la casa Salvan. Ancora un altro giorno di ricerche senza esito del corpo di Isabella Noventa. La polizia sta cercando ancora nel Brenta, nell'area di Noventa Padovana. Intanto si attendono gli esiti degli esami scientifici fatti in casa di Freddy Sorgato e nella macchina della sorella Deborah. La procura intanto esclude di risentire Sorgato e la Cacco nei prossimi giorni. Intanto i legali di Freddy Sorgato hanno già nominato un pool di periti per analizzare gli esiti delle risultanze della polizia scientifica. Ci spostiamo ora a Cittadella, perché dopo il sindaco uscente Luca Pierobon della Lega, il consigliere di opposizione Adamo Zambon del PD, c'è una terza candidatura. Ho chiesto le primarie, non mi stanno arrivando risposte e credo che sia un atto dovuto e anche giusto. Le primarie per scegliere il candidato sindaco del centrodestra a Cittadella non ci saranno e Gilberto Bonetto, leghista doc da quasi 20 anni all'amministrazione della città o della provincia di Padova come assessore, rompe gli indugi e si candida a guidare la città murata. Una decisione maturata qualche mese dopo la rumorosa uscita dalla maggioranza attualmente guidata dal vice sindaco reggente Luca Pierobon a seguito della nomina di Giuseppe Panna ad assessore regionale. Si potrebbe discutere su come allora è stato scelto Luca Pierobon, perché
poi lui è il segretario cittadino e ovviamente fa parte della commissione che decide il candidato e lui ne esce come il vincitore, insomma è un po' tutto dire. Boletto, che nonostante tutto è ancora la tessera della Lega, marca la differenza con le linee amministrative della giunta Piero Bon. Quello che mi sento di riuscire a portare è una capacità di vedere molto più lontano il processo evolutivo della città, ma se non ci diamo una progettualità lungimirante anche a lunga scadenza, la città rischierà di tornare quello che era 20 anni fa. La cosa di cui ha bisogno Cittadella, la prima cosa che farà se fosse eletto sindaco? Ci sono tanti problemi da risolvere, a partire dall'edilizia, dai temi ambientali, da quando piove che andiamo sott'acqua, ecco. Campione di preferenze 465 alle ultime comunali, quasi il doppio di Massimo Bitonci, Bonetto rappresenta con la sua candidatura un piccolo terremoto potenzialmente in grado di scompaginare il quadro politico cittadellese. Quanto vale la sua candidatura, secondo lei, in percentuale? Ci ha già pensato? Se guardo a quelli che mi stanno scrivendo e che mi stanno messaggiando in questi momenti, allora ti rianimi e dici: ma forse vali molto di più di quello che tu pensi. E ora vediamo insieme alcune notizie di cronaca dalla città e dalla provincia. Paura l'altra sera in pronto soccorso. Un uomo si è presentato con il coltello davanti a medici e infermieri, pretendendo che la fidanzata, da ore in attesa di una visita in pronto soccorso, venisse immediatamente ricoverata. L'uomo, ex tossico, è stato bloccato da 10 poliziotti e denunciato. La donna, infine, è stata ricoverata. Droga nascosta tra bar e corone funebri. I finanzieri della tenenza della Guardia di Finanza di Este, nel corso di un'ordinaria attività di verifica fiscale nei confronti di una nota agenzia di onoranze funebri di Monselice, ha trovato un etto di marijuana e qualche grammo di hashish nascoste in 2 vasetti. Arrestato e rilasciato il 52enne proprietario. Aveva scattato foto, l'aveva filmata e aveva persino registrato file audio durante i loro rapporti. E quando lei lo ha lasciato, intrecciando una relazione con un altro uomo, lui l'ha minacciata di spedire quelle foto e quei filmati ai suoi parenti. Lui è un 43enne residente nella provincia di Ferrara, che ora è indagato dalla Procura di Padova per estorsione. La sua vittima è invece una donna di qualche anno più giovane di San Martino di Lupari, che, esasperata per le continue richieste, lo ha denunciato. E adesso vediamo insieme che tempo farà nel fine settimana. Prevediamo un po' su tutto il Padovano, per domani cielo in prevalenza sereno, una bella giornata di sole, per domenica lo stesso tempo stabile, anche se potremmo avere qualche nube in più, ma di nessun significato e soprattutto con nessun fenomeno. I venti sono deboli dai quadranti orientali, le temperature sono in aumento, 5-6 gradi le minime, 16 anche 17 gradi le massime. L'alto Adriatico, per chi interessa, in questi primi giorni di primavera è previsto poco mosso, poi a largo diventa mosso. Siamo alle anticipazioni del nostro programma Agricoltura. Sì, buonasera a tutti. Nella puntata di domani, domenica, di Agricoltura Veneta, vi parleremo dei celebri tortellini di Valeggio. E con me c'è Nadia Pasquali, che è la vicepresidente degli albergatori di Valeggio sul Mincio. Descriviamo un attimo questi tortellini. Beh, i tortellini sono il capolavoro del prodotto locale e dell'artigianato locale. C'è l'arte di saper fare bene con i prodotti del territorio. Che ingredienti? Un brasato di carni miste, profumato con il custozza, cotto lentamente, incartato a mano con una sfoglia di 0,3 mm. È la ricchezza di Valeggio sul Mincio. È il tesoro di Valeggio sul Mincio. Io li assimilio a un'opera d'arte. Senti, adesso qui sentiamo Albino Pezzì, che è un protagonista, un personaggio di Valeggio sul Mincio. È stato sindaco, ecco. Il peso economico di questa produzione artigianale di tortellini. Diciamo che in questo momento di crisi è sicuramente una grande opportunità per Valeggio. La ristorazione ha saputo creare, con il suo lancio di questo prodotto, molte botteghe artigianali che oggi danno lavoro a moltissime persone, quindi con un indotto economico sicuramente significativo per il nostro territorio. E con la CIA di Venezia facciamo il punto sul andamento dell'agricoltura in questo inizio di anno. Buona serata a tutti.
Passiamo alla programmazione. Accordo capestro dell'Europa con la Turchia sui migranti che saranno rispediti ad Ankara in cambio di 6 miliardi e di una rapida entrata nell'Unione Europea. Se ne parla questa sera a Focus alle 21.05. Ospiti del nostro direttore Luigi Baccialli, Settimo Gottardo, Michele Mognato, Federico D'Inca, Mirko Lorenzon, Sante Carraro, Gabriele Mercuri, Giancarlo Borsoi. Come sempre, ampio spazio ai vostri sms. È tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci.